Presentato a Palazzo del Pegaso nella sede del Consiglio regionale, il libro fotografico Nel mezzo del cammin, realizzato dal corteo storico di Pontassieve, curato da Alessandro Sarti e Marisa Boschi. La pubblicazione, edita dalla scriveria di Serena Pinzani, racchiude 67 foto d'autore di Palmiro Stanzucci e ha l'obiettivo di raccogliere fondi per un progetto culturale in favore del Banco Alimentare di Pontassieve e di riproporre, nell'anniversario dei 700 anni dalla morte di Dante, le terzine della Divina Commedia, coinvolgendo la popolazione di Pontassieve del territorio fiorentino, ma anche tanti toscani famosi, in una collezione di tavole viventi, con persone e ambientazioni reali, in una rilettura attualizzata e storica al tempo stesso. Questo è un modo per raccontare in forma diversa il sommo poeta, per avvicinarlo a tutti, e lo facciamo avendo chiesto il volto a tanti toscani famosi. Quindi grazie anche a chi si è reso disponibile per questa iniziativa benefica, perché ogni iniziativa benefica deve avere le istituzioni al proprio fianco. Il compito delle istituzioni, ho sempre detto, è quello di sostenere chi è più in difficoltà, di sostenere chi con fatica è vicino agli ultimi, e questo va esattamente in quella direzione. Noi, come sapete, abbiamo messo in campo tantissime iniziative per i 700 anni della morte del sommo poeta. In particolare voglio ricordare il Consiglio Solenne che avrà luogo venerdì prossimo, e non solo, voglio anche ricordare una splendida installazione che in questo momento è ad Arezzo e poi sarà a Pisa a partire da sabato prossimo, che è l'Avatar di Dante. Insomma, da un lato l'Avatar, dall'altro l'attualizzazione attraverso queste fotografie. Diamo il senso di come si possa riportare nell'attualità i grandi messaggi che Dante ci ha mandato 700 anni fa. È davvero una bella occasione, questa mi fa veramente molto piacere essere qua per la presentazione di questo volume, di questo testo, che appunto nell'occasione di un anniversario importantissimo, e abbiamo la possibilità di fissare questo importante evento attraverso un excursus, diciamo, di immagini bellissime che ritraggono nostri tanti cari amici del nostro territorio, del nostro comune. Quindi grazie ad Alessandro Sarti possiamo, e da Palmiro Stanzucci naturalmente, possiamo avere la possibilità di aver fissato, insomma, queste immagini, attraverso queste immagini bellissime, questo importante anniversario. Quindi è per me un onore, un piacere, anche perché, come sappiamo, questo volume sarà dedicato a un'iniziativa benefica, l'aspetto che poi rende ancora più bella questa pubblicazione. Quindi sappiamo che i proventi di questo volume saranno dedicati a finanziare i banchi alimentari del nostro comune, che sono portati avanti dalle associazioni del nostro territorio, del nostro comune, tra l'altro due delle quali stanno costituendo insieme all'amministrazione comunale, in collaborazione con il nostro sostegno, l'Emporio Alimentare, che è un altro importante progetto. Quindi davvero ringrazio Alessandro, ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa importante realizzazione, per non soltanto per questa testimonianza che rimane, è un qualcosa di concreto. Come sappiamo, un libro è un qualcosa che rimane, che è qualcosa che si fissa nel tempo, ma è naturalmente poi attraverso immagini, quindi attraverso ritratti di tante persone che tutti noi conosciamo, non soltanto per questo, ma perché naturalmente quello che andiamo a fare è, tra l'altro, rivolta ad un'iniziativa di beneficenza importante, specialmente in un momento così difficile che stiamo attraversando. Insomma, siamo ancora all'interno di una crisi sanitaria importante, che ha ovviamente avuto risvolti anche dal punto di vista economico e sociale. Quindi attraverso questa pubblicazione potremo aiutare le persone che purtroppo hanno avuto maggiori conseguenze, hanno subito delle difficoltà importanti proprio a causa dell'emergenza Covid. Quindi davvero grazie, sono veramente felice di essere qua. È un libro che nasce proprio per rendere omaggio a,
nei 700 anni dalla morte di Dante e lo ha voluto fare attraverso la cosa più semplice, l'immagine fotografica, il corteo storico di Pontassieve, che è una identità fra i tanti cortei della Toscana, ha voluto raccontare questa storia. È un modo originale perché i protagonisti sono i cittadini di Pontassieve, le belle facce, i personaggi particolari, ma tante personalità del mondo dello sport, della cultura e delle istituzioni fiorentine, anzi toscane. Lo abbiamo fatto mettendogli in posa attraverso alcune terzine che sono riportate nel libro e la tavola vivente, cioè l'illustrazione di questo libro abbastanza originale, è realizzata appunto dalle persone. Ovviamente è stato abbastanza difficoltoso dover rivestire di foggia un po' strana questi personaggi con gli abiti del momento, ci siamo presi alcune licenze poetiche, ma è un libro davvero originale e particolare che vede raccontare il barcone di Caronte sul fiume Acheronte attraverso i nostri renaioli, il barcone dei renaioli capitanato da Marco Castaldi e dalla loro associazione, così come negli scorci e nei luoghi particolari all'interno del castello di Castellonchio, che siamo in pieno medioevo. La cosa difficile è stata all'inizio, che abbiamo iniziato a girare, anzi a scattare, e in emergenza Covid eravamo in zona rossa, quindi massimi accorgimenti di sicurezza, massimi accorgimenti di distanziamento anche negli scatti con le sterilizzazioni. Avevamo 4 set preparati perché il comune di Pontassieve ci ha offerto una delle sale più importanti dove abbiamo allestito un set. Il fotografo è Palmiro Stanzucci, la coautrice insieme a me di questo libro è Marisa Boschi, che è una codigologa ma che è, diciamo, della Società Dantesca Fiorentina. Quando Alessandro Sarti mi ha cercato, una telefonata: Luciano, avrei bisogno di te per un piano che ho in mente. E siccome Alessandro è una miniera, il suo cervello è sempre effervescente, ho subito accettato e mi ha parlato di questo libro per il 700esimo anniversario di Dante, no? E aveva in mente questa idea che a me è sembrata veramente geniale, perché Dante nella sua Divina Commedia parla con le anime, quindi con i defunti. E lui questi defunti li mette in carne e ossa e li fa vedere, quindi non è più un'immaginazione, ma ci fa vedere questi avvenimenti che sono citati nella Divina Commedia. E questa per me è stata veramente un'idea geniale. Alessandro non è abituato a stupirci: una volta fa il regista, una volta fa lo storico, una volta fa la presentazione di quadri, gallerie, eccetera. Per cui non mi sono stupito più di tanto. E gli ho detto che l'idea è molto bella. Poi si è fatta affiancare da questo formidabile fotografo che praticamente ha scritto il libro, perché con le sue fotografie veramente belle ha sfruttato la luce, gli atteggiamenti, ha curato nei particolari e ha fatto un'opera veramente importante. Sono contento di aver partecipato sia nella presentazione e anche come Celestino, Papa Celestino V, che mi ha messo negli ignavi ovviamente, però sono grato a Alessandro Sarti perché mi ha fatto anche nel libro la compagnia, godo la compagnia di tanti amici, quindi Alberto Plasca, la dottoressa Ascidini, la Scheer, insomma tanti amici, Ipenco, che mi ha fatto tanto piacere. Auguro al libro tanta fortuna, anche perché l'idea è quella di donare gli utili al comune di Pontassieve, che li devolverà a le famiglie colpite più duramente dal Covid. Quindi un'iniziativa anche a buon fine.
L'invito di Alessandro Sarti a partecipare a questa avventura straordinaria mi ha molto lusingato e divertito e l'ho accolto volentieri, anche conoscendo da tanti anni l'impegno di Alessandro Sarti in vari campi della cultura e la sua creatività inesauribile. E quindi ho accolto questo invito e ho indossato con grande divertimento i bellissimi panni messi a disposizione dal corteo storico di Pontassieve per interpretare Cunizza da Romano, una donna forte, una sorella del famigerato, oltre che famoso Ezzelino da Romano di Treviso, andata in sposa al signore di Verona per far la pace tra due famiglie, una sorta di Montecchi e Capoleti del loro tempo, che poi però si è trovata al centro di avventure turbolente, da un rapimento ad altri amori, ed è andata in paradiso più che sessantenne. Quindi un buon, come dire, un buon viatico, un buon auspicio anche per me che ho raggiunto una certa età. E quello che il libro dimostra, anche grazie alle bellissime fotografie di Stanzucci, è che davvero in ognuno di noi sono sepolti dei lineamenti antichi, un DNA remoto che ci fa essere oggi dei contemporanei, ma che può saltar fuori in tutta la sua potenza evocativa non appena un costume riporta la figura a un'epoca passata. Tutti coloro che hanno posato sembrano usciti da qualche quadro del tempo e in questa presa caravaggesca della fotografia che ravvicina le figure e gli atteggiamenti esprimono tutto il loro straordinario potenziale estetico e psicologico. Sono molto felice di questa iniziativa per due motivi, cioè doppiamente felice. Intanto ringrazio Alessandro Sarti che quando insomma si mette d'impegno riesce sempre a fare cose molto belle e che coinvolgano sempre tante persone, quindi insomma ha veramente complimenti. Sono felice perché questo volume, peraltro bellissimo, ci permette in questo anniversario speciale, i 700 anni della morte di Dante, di trovare l'occasione di rispolverare alcuni dei versi più belli del libro, di uno dei libri più letti del mondo, che è la Divina Commedia, e gli dà il volto moderno delle persone di oggi, quindi come dire, lo riattualizza e lo immerge nel presente. L'altro motivo per cui sono contenta è perché lo fa a scopo di bene, perché il ricavato, sappiamo, va al Banco Alimentare di Pontassieve, quindi è un'occasione che unisce, diciamo, l'aspetto culturale all'aspetto benefico. Quindi complimenti davvero e possiamo essere felici di questo bellissimo libro. Il Consiglio regionale della Toscana si è riunito in seduta solenne al Teatro della Pergola di Firenze per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, dando vita ad uno dei momenti salienti delle celebrazioni volute dall'Assemblea regionale, che ha infatti approvato una legge speciale per promuovere iniziative dedicate al sommo poeta, alla sua vita e alla sua opera. Si tratta di un programma ricco di appuntamenti, che in 100 giorni, dal 3 settembre fino alla fine di novembre, toccherà tutte le province della regione e coinvolgerà toscani di ogni età e coi più variegati interessi. La seduta è stata aperta dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e ha visto gli interventi del presidente della Toscana Eugenio Giani, del docente di letteratura italiana all'Università degli Studi di Pisa Alberto Casadei e del direttore delle Gallerie degli Uffizi Schmidt. Ma io ritengo sia stato giusto, Antonio Mazzeo come Presidente del Consiglio regionale ha fatto bene insieme all'Ufficio di Presidenza a trovare una giornata che potesse nell'avvicinarsi al 13 settembre, il giorno 700 anni fa della scomparsa di Dante Alighieri, la possibilità di dare riconoscimento da parte della Toscana, perché poi Dante in realtà quando si autodefinisce nella Divina Commedia, penso al canto con Farinata degli Uberti, il decimo dell'Inferno, penso al canto nel Paradiso in cui rievoca le sue origini, si definisce sempre tosco, toscano, forse anche un po' perché lui radicato a Firenze dove aveva vissuto fino al mezzo del cammin di nostra vita, la prima parte della sua vita, da Firenze ne riceve l'esilio e conseguentemente l'amarezza degli anni in cui poi lui scriverà la Divina Commedia, e molta dell'ospitalità, a parte gli ultimi anni, la troverà proprio in Toscana. Ecco che troviamo quei riferimenti nella Divina Commedia al Casentino come alla Lunigiana, alle città di Siena, di Lucca, di Pisa,
e a tutto un mondo che poi porta ogni comune della Toscana a sentire in qualche modo un pezzetto di Dante dentro di sé. Quando abbiamo fatto il bando per le iniziative della Toscana, più di 190 comuni sui nostri 273, più di due terzi dei comuni della Toscana, festeggia quest'anno con un'occasione quello che è l'anniversario dei 700 anni dalla morte del sommo poeta. È un modo per dire grazie al più grande toscano, a Dante Alighieri, che ha segnato la storia della nostra regione, del nostro paese, la storia della cultura nel mondo. È un modo, attraverso le parole del presidente Gianni, del direttore Schmidt, del professor Casadei, per ricordare una figura davvero tra le più importanti della nostra terra. È un modo per attualizzarla, per portarla qui, oggi, nel nostro tempo. Il messaggio che Dante ha lanciato ormai 700 anni fa è qualcosa di potente anche oggi. Un messaggio straripante nella sua grandezza, un modo davvero per cercare non solo di guardare a quello che è stato, alla Firenze di quel tempo, all'amore per la Toscana. Dante ha raccontato la Toscana sia dove c'è stato, sia dove ha avuto il modo solamente in esilio di poter vivere quel tempo, di raccontarci una Toscana che è anche la Toscana di oggi. Insomma, davvero noi attraverso questa iniziativa come Consiglio regionale vogliamo costruire le condizioni perché i ragazzi più giovani possano conoscerlo, possano apprezzarlo. Lo abbiamo fatto con l'iniziativa oggi solenne, ma l'abbiamo fatto anche con le nuove forme di tecnologia. Pensate all'Avatar, che è un modo moderno per raccontare la grandezza di Dante. Beh, è stato un anno già molto ricco di celebrazioni, in particolare tante biografie di Dante, tante notizie che il pubblico ha raccolto, però siamo adesso proprio all'anniversario, il 13-14 settembre, la data effettiva della morte di Dante 700 anni fa, ed è giusto ricordare sia tutta la sua opera, tutte le sue caratteristiche e quindi come Dante ha vissuto nel suo tempo, sia il messaggio che ci lascia. Questo messaggio è sicuramente di attenzione alla realtà, attenzione all'impegno politico, alle lotte che ci devono essere ma devono anche essere superate, e soprattutto però attenzione ai destini umani. E questo è molto importante perché Dante è il primo grande romanziere, il primo grande narratore che ci parla dei destini degli uomini contemporanei, e quindi questi destini riguardano anche noi. Grandi personaggi come Francesca, come Ulisse, come Ugolino, li sentiamo ancora vicini perché sono davvero simili a noi. Le gallerie degli Uffizi hanno intrapreso tre grandi contributi all'anno di Dante e una decina di contributi molto importanti ma di misura più contenuta. E quelli più grandi erano la digitalizzazione completa di questo enorme tesoro che sono gli 88 disegni di Federico Zuccari che illustrano la Divina Commedia, che è andato online il 1 gennaio e che dal 25 marzo, dal Dante D, è infatti corredato anche da una interpretazione accessibile per i ipovedenti e non vedenti. Il secondo grande contributo delle Gallerie degli Uffizi era la mostra a Forlì, che è aperto ancora nel momento dell'uscita dal secondo lockdown. Enorme successo per questa mostra, che era di gran lunga la più grande dedicata alla fortuna di Dante Alighieri nell'arte dal 300 fino al 900. E il terzo contributo, proprio lunedì scorso, il direi epocale spettacolo, la drammatizzazione di 37 stazioni, specialmente con le figure meno, con i personaggi meno noti della Divina Commedia, con il regista Riccardo Massai al Giardino di Boboli, che si è trasformato per un pomeriggio in inferno, purgatorio e paradiso. Dante è il glorioso padre della lingua italiana, è un grandissimo toscano, conosciamo tutti la sua biografia, sappiamo anche come l'abbiamo, diciamo, considerato in vita da toscano e da fiorentino, però oggi siamo qui a onorarlo
per il segno intangibile che ha scritto nella storia non soltanto italiana ma mondiale. Quindi come Consiglio regionale della Toscana in questo momento non esistono più fazioni né guelfe né ghibelline, ma c'è soltanto Ser Dante.